Il denaro ha tre funzioni: equivalente generale, unità di misura e in terzo luogo riserva di valore. E il problema è proprio questo, che essendo riserva di valore, lì la moneta gioca un ruolo che non è meramente tecnico di unità di misura, ma nello stesso tempo stabilisce il prezzo a cui tu accedi al denaro. Questo si chiama signoraggio primario e secondario. È quello che ti pare, ma tieni conto di una cosa, azioni, cambiali, bond, banconote, sono altrettanti nomi della moneta, sono il denaro in cui tu succede che scambi denaro con denaro in forme diverse. Io compro azioni verso denaro, poniamo in banconote, per comprare azioni, vendo quelle azioni per comprare bond. Non sto facendo altro che vendere una forma di denaro per acquistarne un'altra, nella convinzione di vendere al miglior prezzo possibile e acquistare al miglior prezzo possibile. In realtà è una scommessa. Poi c'è sempre qualcuno che si brucia le dita in questo gioco del genere. Aristotele deprecava allora, la speculazione. Detto sui questo, mezzi di io sono dell'idea già nel 432. Che vada separata la finanza dall'economia. Questo è fondamentale. E sono convinto che anche se usciamo dall'euro, come io penso sia giusto fare, non sono risolti tutti i nostri problemi. Sia chiaro questo, perché il problema è che tu hai una struttura del mondo finanziario demenziale, per la quale hai voglia che Draghi tiri fuori liquidità. Per le banche. Momento, perché per le banche? Lui dice: io do i soldi alle banche a interessi stracciati perché li diano alle aziende. E le aziende investono in titoli finanziari. Ma è ovvio, perché se tu hai questo sistema demenziale che remunera il denaro in percentuali che nessuna attività reale riuscirebbe mai a dare, non esiste una attività reale, una fabbrica, cioè, che ti dà i margini di guadagno che ti dà la finanza. Salvo il fatto che poi prendi il bagno, vabbè, ma quello è un altro paio di mani. Risultato, le banche non trovano conveniente dare il mutuo a te, il finanziamento alla tua azienda, eccetera, trovano conveniente investire in bond stranieri, in azione, eccetera, quindi il denaro continua a circolare all'interno della finanza. E questo è il male principale. All'interno di questo, l'euro non è solo una moneta di scambio, non è solo uno strumento tecnico, è una cosa che stabilisce precise gerarchie politiche. Lo spread, sai che significa? Significa che tu sugli interessi paghi quello che non è stato pagato dai tedeschi. Il tuo 5-6% compensa l'1% dei tedeschi. Tu stai trasferendo. Sì, e qualche volta te lo spiego. E qualche volta lo spiego. Andiamo avanti. 20 anni sì. Prima dell'euro. E quello è prima, siamo d'accordo. Oggi però, questo c'è, questo è vero. Però oggi il meccanismo è quello del trasferimento di ricchezze dai paesi poveri alla Germania. Questo